Una partita, direi, fra due squadre che erano preoccupate di non perdere, anzi oserei dire due squadre che hanno avuto paura di vincere. Di gioco se ne è visto poco e punto, e le due squadre appunto hanno tirato a difendersi più che altro. L'Inter è arrivata a Pisa certa di fare un risultato, l'ha fatto questo risultato, ha preso questo punto, e di positivo c'è appunto questo, il punto preso dall'Inter e tutto sommato anche il punto preso dal Pisa. Di azioni di rilievo ce ne sono poche, comunque ne abbiamo scelte alcune, ve le facciamo vedere. Cominciamo con il primo tempo. È l'Inter che conquista il primo calcio d'angolo, ora lo vedremo. Possono partire le immagini. È un calcio d'angolo che è battuto da Müller. Poi c'è una respinta, riprende Bagni al volo e tira alto. Risponde il Pisa ma non fa meglio. Occhi pinti, kiff di testa, para facilmente il portiere dell'Inter. E il secondo tempo il Pisa attacca e non riesce neanche questa volta con Kift, poi ancora con Sorbi, poi ancora con questo tiro che finisce alto con la testa di Kift. L'Inter si fa viva poco dopo con questa azione che parte da Beccalossi, Müller, poi Altobelli, ma finisce tutto qui ed è lo 0-0. A te Valenti.